Buongiorno, vi ho svegliato. Allora, il camera, presto, 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 presto. Ho fatto lo stand che non ho capito cosa ho fatto. Comunque, spero che capiate qualcosa voi. Non importa. Allora, ragazze, siete pronte? Oggi è giovedì. Cosa fai, Federico? Noi chi siamo? Noi che siamo? Perché continuo a fare così. Mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. Lo so che non hai stirato neanche oggi. Va bene, dai, Fede, ti perdoniamo. Vero, ragazze, che lo perdoniamo? Poi, un'altra cosa. Mio marito ha detto: ma quando fai le dirette, non ti sembra di esagerare con quel tintinnio di bracciali? Ragazze, vi dà fastidio. Se vi dà fastidio, ditemelo che io me li levo tutti. Se Se non mi dà fastidio, le metto il doppio. non vi dà fastidio, metto il doppio. Dici il camera, dai, e poi ti scherzi. Ecco perché ci vedo doppio. Ho gli occhiali. Scusatemi. Allora, non importa, stanno già chiamando. Vuol dire che non c'è bisogno di dire chi siamo noi. Lo scampolo. 3. 88, mi raccomando, non sbagliate, 388-162-6697. Mi raccomando, vedo che la nostra amicissima Emanuela non ci chiama più, vuol dire poverina, o ha cambiato numero, o Sai a cosa addirittura. succedeva con la Manuela? Per quelli che non Sì, sanno. purtroppo, come ecco la Sabrina non si Purtroppo, parla alle scusate. spalle. Allora, e questa ragazza purtroppo riceveva le telefonate dei nostri clienti. Noi abbiamo avuto una settimana di blackout. Abbiamo detto: ma cosa è successo? Nessuno ci chiama. Abbiamo pensato: vuol dire che non siamo più interessanti. No, purtroppo era il contrario. Tutti chiamavano questa ragazza poverina perché invece di 388 facevano 338. Pensate noi che presto, che quando vogliamo prendere una cosa, esultiamo, non guardiamo i primi numeri. 338, presto, presto, mio, perché chi prima arriva meglio alloggia. Manuela. Sigla! Il camera stava parlando, l'ho Ma il nostro bloccato. numero è 388. Però il nostro numero è 388, effettivamente. Dai, ragazze, allora siete pronte? Vi fa Bla bla camera, bla bla bla, bla. Bla bla. beh, camera, mi Il bello fai della versarsi diretta. il bello della diretta. Adesso vi faccio vedere velocemente quello che ho a disposizione perché ringraziando voi stiamo vendendo tanto. Vi ringrazio perché in questi momenti un po' di stasi perché c'è ancora inverno, non è l'estate, però la mattina 10 gradi, il pomeriggio 20 e la sera 10. Allora cosa succede? Ci dobbiamo vestire a cipolla. Però siamo stanche delle cose invernali. Allora, fate come me. Pantaloni gettonatissimi, questo pantalone a righine, un gessato, questo sta bene a tutto perché guardate che quanto è elastico, questo costa poco ed è molto molto bello. Guardate anche sotto com'è ripreso. Adesso il camera mi ha messo il telefonino della diretta in tasca, perciò io, no, occhio non toccarlo, l'ho già toccato e così a fine, sicuramente a fine della trasmissione non avrò più pantaloni, farò la diretta in mutande. Perché mi sento che pesa, che va giù, mi raccomando, chiamatemi se vedete che mi scendono i pantaloni, perché nell'euforia del presentare non mi accorgo. Ecco qua, io ho abbinato questa maglietta, che è una magliettina a manica lunga, che adesso non so, mi è rimasto solo il grigio e il verde, mi sembra il verde militare. Ho abbinato la nostra giacchina, gettonatissima, in felpa, guardate che meraviglia, ho fatto il sportivo e l'elegante. Questa giacchina è una L. Io che come taglia un 42-44 mi starebbe bene anche una M perché vedete che va giù un po' di spalla, però va bene lo stesso, mi è rimasto solo questo, ho detto la indosso stamattina così faccio vedere ai miei clienti come sta, perché è molto bella. Io l'ho messa in beige anche su questo manichino, vedete che bella, pantaloni che ha lo stesso taglio del mio, solo è in cotone, con la fantasia, il mio è ingessato, questo è in cotone, ho messo il camicino a manica corta con le ricciature. E le pieghe, i due laccetti legati dai lati perché è un po' particolare. Ho messo la giacchina sopra perché giustamente è a manica corta e il camicino dopo, nelle prime ore del pomeriggio, senz'altro questa giacchina non servirà più perché c'è caldo, però alla sera serve ancora. Mettiamo sopra un smanicato, qualsiasi smanicato che abbiamo, un giubbettino corto in pelle, in ecopelle, e possiamo andare tranquillamente anche a passeggio quando non c'è il sole. Perché quando esce il sole, sentite, la temperatura cambia totalmente. Bando alle ciance, ritorniamo noi alle cose essenziali. Allora, camicino,
l'ultimo in verde, ne dovrei avere un altro in bianco, che è nel manichino, perché questi li ho terminati tutti, li ho presi quasi tutti io, perché erano bellissimi. Grazie, che sono piaciuti, grazie Simonetta che te ne sei presa due perché erano molto molto belli e giustamente eri indecisa dai colori, ha detto bianco, verde, nero, verde, ha preso il bianco e il verde menta che è bellissimo e molto bello. In crepes rosette, questi si lavano e non si stirano e sono fantastici perché li mettiamo sotto alla nostra giacchina, guardate che meraviglia, adesso ditemi che frufru meraviglioso che è questo qua, è bellissimo, bello bello bello. Ah, ci dovrebbe essere anche un nero. È rimasto anche un nero che l'abbiamo fatto l'outfit qua. Che è meraviglioso. Con la nostra gonna, la gonna stropicciata, bellissima, che queste sono rimaste due. La nera e la tinta cammello biscotto che è nel manichino, che poi ve la faccio vedere. Io ho fatto questo outfit. Gonna, camicino, bellissimo. Guardate anche sul mio pantalone quanto bello è. Io adesso devo uscire a una cerimonia, ho un evento, metto su questo. Con il mio pantalone, mi specchio anche, e il giacchino. Guardate se non sono bella. Vero? Sono bella, sì, anche io sono bella. Sono bellissima. Poi, c'è caldo. Camicino, giacchina, perché non possiamo andare già smanicate, però abbiamo caldo. La nostra giacchina con la lavorazione traforata, in viscosa. Bellissima. Con, guardate che meraviglia. Questa ce n'è una nera e una bianca. Con la nostra gonna, adesso ditemi se non siamo eleganti. Mettiamo su una bella collana, che adesso non le ho qua a portata di mano, una bella collana colorata, anche bianca, e facciamo un outfit stupendo. Questo è un completo un outfit meraviglioso. Vogliamo essere più sportive? Gonna, perdonate il camera che neanche oggi ha stirato, gonna palloncino, questa è rimasta una nera. Più lunga dietro e più corta davanti, molto molto bella, vedete la simmetria del taglio. Questa è una gonna palloncino. Qua davanti arriva più o meno sotto il polpaccio e dietro arriva la caviglia. Bellissima. Ciao a tutti quelli che ci chiedono le gonne. Ecco perché ci chiedono le gonne, perché visto che io non sono un amante della gonna, però giustamente bisogna rispettare tutti e le voglie di tutti. Io l'abbinerei con questa camicina di cotone. Che ha il collo a camino, è leggermente ripresa sotto, va giù a scatolina, si può tirare il laccetto, diventa ricciato, se no si lascia, diventa scatolina. Questo è un outfit stupendo. Anche qua mettiamo sopra un giacchino, anche una giacca come la mia, un cardigan di viscosa, un maglioncino che poi lo leviamo e rimaniamo senza maniche, perché ripeto, c'è caldo, quando arriva, esce proprio il sole, le prime ore del pomeriggio c'è veramente caldo. Beh, non importa, siamo a maggio, ragazzi, la prossima settimana. Gonna a pareo. Allora, è venuta una ragazza ieri, voleva le gonne, però gli ho detto, guarda, le abbiamo vendute subito questa gonna pantalone, che è un pantalone gonna, più che gonna pantalone, al pareo. Abbiamo scritto il numero di telefono, però molto probabilmente l'abbiamo scritto sbagliato, non riusciamo a metterci in contatto, che lei voleva un completo in nero. Perciò è arrivato, se ti vedi, se ti ascolti, vieni pure che è arrivato il completo nero con il pantalone, oppure ci chiami, ma tanto lei i nostri contatti li ha perché è una nostra cliente. E il pantalone, questo in nero per la figlia. Perciò, siccome che ne ho trovato uno, vieni. Io te lo tengo da parte, però se ti ascolti e ci vedi, vieni pure. Io farei un outfit così, la nostra t-shirtona con il Bambi. Questa è bellissima, portato proprio così, questo è un pantalone svolazzante, in viscosa. E dipendentemente dalla nostra taglia si allarga perché questo è allacciato lateralmente, si allarga l'elastico dietro, perciò arriviamo fino a un 48 abbondante con la nostra magliettona sopra. Guardate che bello! Possiamo mettere un giacchino corto sopra, in le coppelle, un chiodino, un cardigan anche lungo, lungo come vogliamo, e facciamo un outfit stupendo. Le nostre t-shirtine della Walt Disney che le ho ritrovate, le ho prese. Poi il pantalone di prima. Qua avevo la magliettina anche in nero, non la vedo più, in verde mela, perché il verde mela è un colore che ho visto che va tantissimo, io continuo a riprenderlo perché mi piace sia abbinato con il bianco, con il beige, con il blu e anche con il nero. Sempre lo stesso discorso del laccio che veste più di una taglia. Un vestito, iniziamo con i vestiti, con le cose già più un po' estive, un vestito di cotone. Avevo preso un altro outfit, un altro vestito molto bello con il cardigan sopra, l'ho venduto subito. Non sono riuscita a presentarlo, se c'è ancora lo riprendo. Comunque è della stessa casa di questo, è molto bello. Se voi vedete, hanno già
abbinato la loro collana, hanno fatto un outfit loro, guardate che meraviglia questa collana con questa palla che gira, molto leggera, e il vestito è più lungo da una parte e più corto dall'altra. Anche questo messo su con un giacchino così, possiamo uscire, siamo vestite, poi abbiamo caldo, ce lo leviamo e abbiamo il nostro vestitone di cotone asimmetrico, molto molto bello. C'è la parte sotto asimmetrica nera, a una punta, praticamente io che sono alto 1,65 m, mi arriva la parte più corta sotto il polpaccio e l'altra mi arriva lunga fino alla caviglia. Perciò anche chi è più alto ha una simmetria molto bella, sta bene. L'ultimo outfit d'Italia, un po' over, questa magliettona molto molto bella che è in puro cotone, in viscosa, con la gonna pantalone con i disegni optical. Questa possiamo metterla per qualsiasi taglia perché starebbe bene anche a me, perché la gonna si appoggia, il pantalone si appoggia sotto e poi si allarga, perciò voi quando camminate è molto morbida, vedete la larghezza del sotto. E abbiamo questa magliettona che è molto bella, che è fatta a pipistrello, perciò anche questa veste, vedete che va giù a scatolina un po' a oveto, che meraviglia, manica lunga. Sono cose semplicissime, siamo vestite bene e allo stesso tempo uniche, perché in giro è difficile che trovate queste cose, perché cerco di prendere su dei magazzini un po' particolari. Le nostre magliette con la ricciatura, le nostre camicine di cotone con la ricciatura sotto, anche queste gettonatissime, che poi io le avevo abbinate con i pantaloni con la colisse sotto, che si possono arricciare oppure si lasciano giù, diventano dei pantaloni a palazzo. Anche questi sono cose molto veloci e costano poco, perché qua con 49 euro avete tutto il completo, tutto l'outfit, camicina e pantaloni. Ecco, per chi non ci conosce, noi su WhatsApp vi rimandiamo le foto. Chi non riesce a vederli bene, ci ricordate in camera, mi raccomando, chiamateci se siate, perché non siamo riusciti a numerare i capi ancora, perché vogliamo fare troppe cose, vogliamo accontentare tutti. Voi ci chiamate, fate lo screenshot, noi vi rispondiamo immediatamente, spero, perché non sempre riusciamo a rispondere subito. Voi richiamateci di nuovo e finché noi non vi rispondiamo e vi faremo vedere personalmente come stanno anche addosso. Perché c'è sempre il nostro camera che fa da mancheggio, ha due gambette meravigliose. L'ultima gonna con il nodono davanti, bellissima, che come ripeto, questo sarebbe il dietro, però io lo indosso col nodo davanti perché mi piace di più. Questa è una gonna molto lunga, perciò chi è altissimo arriva giusta alla caviglia. Io che non sono altissima dovrò abbassarla dal cinturone sopra, come ho già fatto, perché la voglio lunga sì, ma non quello strassico tipo Regina Elisabetta. Ecco qua, questa è bellissima. In grigio, è un grigio, questo è un grigio canna di fucile. Questo è bellissimo con il bianco. Io l'abbinerei con la camicina bianca. Ecco qua, questo è un outfit stupendo perché grigio e bianco è raffinatissimo. Giubbino corto oppure una bella camicia, manica rotolata, più lunga dietro, più corta davanti. Un outfit stupendo anche questo qua. Cose un po' strane, un po' particolari. Poi quando arrivano i clienti mi dicono: ma che belle cose che hai, pensa che io andavo a Torino, io andavo a Milano, io andavo a Roma, le ordino a Roma queste cose perché da noi non si trovano, oppure ci sono certi negozi che ce l'hanno, però costano un occhio dalla testa. Infatti una signora un giorno era qua con un occhio aperto a vedere se l'ho speso. Voleva vedere se in camera era presente, perché in camera era talmente assente che adesso ho detto, dico una cavolata. Comunque è vero, ragazze, queste cose costano veramente tanto nei negozi che ce l'hanno, perché giustamente sanno che sono articoli un po' particolari, invece io no, voglio accontentare tutti i prezzi modici, molto meno, poco la metà di quello che pensate. Ok, ragazze? Che bello quando arrivano qua i clienti e mi dicono questa frase, vuol dire che ci seguite. Ecco qua, le ultime magliettine di viscosa, mi raccomando, perché stanno già preparando le cose estive. Perciò queste sono veramente le ultime. Dovrebbero esserci ancora qualche colore perché in ordine ho il bianco e il nero per una nostra affezionatissima cliente. Ciao Rossella, perché lei le ha prese di tutti i colori. E sono in viscosa, sono molto molto belle. Queste in scatolina è rimasto solo in sabbia perché dopo le altre sono tutte più lunghe. Ho trovato sempre queste qua, scatolina però più lunghe. Vedete che sono lunghe. Queste vanno benissimo adesso con una canotta sotto e poi ce le troviamo quest'estate sulle spalle perché sono in pura viscosa. E questa è rimasta una blu,
una lilla, poi è rimasto un nero, se non erro, perché gli altri hanno un'altra forma, è un nero. E anche un verde militare, un verde sabbia. Queste sono le ultime lunghe a scatolina. E tanti li chiamano verde savana. Io dico quello che dice il camera, tanto mi dice una fesseria e io ripeto. Però mi raccomando, ascoltate bene. Questa è una maglina sempre in viscosa, con, come quelle che prendevamo quest'inverno, che erano in viscosa calda. Questa è una viscosa estiva. Più lunga dietro e più corta davanti. Verde mela, un verde leggermente più scuro e una gradazione leggermente diversa. Sembrano uguali, ma c'è un po' di differenza perché le ho prese, perché tanto ho detto i verdi in ogni caso piacciono. Le ultime magliettine con la stella. Verde olio e tinta sabbia. Verde olio con la stella bianca e tinta sabbia con la stella blu. Dovrebbe esserci in giro anche un'altra bianca con la stella beige. Perciò, ragazze, affrettatevi perché sono proprio le ultime, che sono fantastiche, perché dopo me le chiedete quando me le vedete addosso, che dopo magari non ci sono più. Un altro outfit stupendo, pantalone gettonatissimo, questa è la terza volta che lo vado a prendere, perché come arrivano vanno via, sono in lino e cotone, hanno una vestibilità un po' a ovetto, guardate il materiale, bellissime, l'elastico sopra, questo taglio un po' particolare, non proprio a metà della gamba, un po' rientrato in maniera che fa la forma a ovetto, qua c'è un filo, poi lo tagliamo. Tasche laterali, che le tasche sono indispensabili, con la camicina abbinatissima bianca, con questo è un ricamo, non è una stampa, è un ricamo. Questi costano pochissimo, questo è un outfit stupendo, questa è una camicia che veste abbastanza, manica scesa, perciò chi ha tanto seno dentro ci sta benissimo, si può portare o leggermente annodata davanti, oppure la apriamo e diventa una camicia normale, però col nodino davanti è un po' più simpatica. Un altro pantalone che c'era la sua camicina in tintonita ed è terminata, è rimasto solo il pantalone, anche questo è un blue jeans con arighina azzurina, tasche sempre laterali, anche questa è una vestibilità molto ampia, pantalone fresco, anche questo qua portato con qualsiasi cosa, una camicia di jeans, una camicia bianca, una camicia blu, è bellissimo. L'altro outfit uguale a quello di prima, questo in beige, pantalone beige con la riga bianca, camicino con il ricamo beige. Bellissima anche questa qua, molto molto sfiziosa, bella bella. Poi un altro pantalone simpaticissimo, questi sono pantaloni puliti, semplici, questo è un occhio di pernice, è un disegnino molto piccolo in cotone, sono cose veloci da portare così semplici, con una camicina bianca, se vogliamo uscire, guardate che raffinatezza. Questi costano pochissimo, qua avete un 30-35 euro e guardate che outfit stupendo. Bellissimo, vedete i miei prezzi come sono. E appunto mi ricordava il camera che spediamo in tutta Italia, perché anche ieri una signora, cose bellissime ma siete troppo lontani. No, noi spediamo in tutta Italia, perciò voi dovete solo che chiamarci, seduti sul divano, seduti in tavola finché mangiate, come fanno tanti clienti, mettono il telefonino davanti ai bicchieri, mi guardano. Che onore, grazie. Questo pantalone, anche questo disegno a gravatta, scusa camera, molto bello anche questo in puro cotone, costa pochissimo anche questo. Come dicevo prima, una camicina anche nera, camera, scusami perché devo prendere la camicina nera, dopo ritorno lì perché è troppo bello e l'effetto lo devo proprio far vedere, come quella bianca di prima, che c'è verde mela, nera, bianca, beige e sabbia. Guardate, adesso ditemi se non siamo super S, no Superman, super S, bellissime, guardate, con poco siamo vestite, stupendo, questi pantaloni stanno benissimo perché sono a taglie, sono elasticizzate, perciò qualsiasi taglia voi portiate, mi chiamate e io ve la faccio avere. Pantaloni, questi pantaloni, un giallo lime, verde lime, come volete chiamare, anche questo qua molto bello, mi è rimasto solo questo colore, c'era in bianco e anche in beige, in sabbia, anche questo bellissimo da abbinare. Io vedete come faccio gli outfit, perché secondo me ogni capo ha il suo stile, perché guardate, questo pantalone così, preso sotto un po' all'araba diciamo, perché è una gonna molto larga, un pantalone molto largo, con una camicina così, adesso ditemi se non siamo belle. Allora, spendiamo poco e sono belle, e questo colore sta benissimo
io lo vedo benissimo con il bianco, con il blu, con il nero, sneaker, sandalino in nero, anche qualche anfibio ancora, perché ho visto che la temperatura è quella che è, perciò c'è anche in jersey di maglina per chi volesse un pantalone più morbido, nello stesso colore, anche questo qua, molto bello, morbido, leggero, fresco e costa poco, giustamente. Ritornata la grande, la nostra magliettona col fiocco. Questa l'ho ritrovata, l'ho ripresa perché giustamente è stata richiesta ancora, non ce n'erano più, come le ho viste l'ho riprese perché sono bellissime, sono molto molto belle. Stupenda questa magliettina. Ecco quella con il cerbiatto che io volevo fare stoplit qua. Guardate che meraviglia. Magliettona, pantalone largo, noi camminiamo e abbiamo il jersey, che è il pantalone che è morbidissimo, con questa magliettona. Ditemi adesso chi non ha, chi ha un outfit così, così, è meraviglioso, così, l'ho detto anche in dialetto. Un altro pantalone gettonatissimo, a ovetto, questo pantalone in punto Milano, questo c'è, è rimasto in bianco e in nero, e anche c'è in verde mela, però sarebbe abbinato con la sua giacchina, però se uno vuole solo il pantalone, io le vendo solo il pantalone. Un altro pantalone che sta bene, 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 perché quando vengono qua, che si sentono un po' robuste, mi dicono, ma le tue cose sono bellissime, ma non stanno bene. Io gli do questo pantalone, vanno fuori felici come una Pasqua, perché si sentono vestite con le cose belle. Scusate se ho fatto questo paravento, perché voglio farvi vedere anche le cosine che ho nei manichini. Questo ve l'ho fatto vedere prima, il pantalone con lo stesso taglio del mio, però col disegno in bianco e nero, con la nostra, per chi ci stesse seguendo da adesso, con la nostra t-shirtina, con la nostra camicina in cotone, che ha questi tagli, queste cuciture, con due nodini laterali, molto molto sfiziosa. Sono lateralmente, che si possono anche aprire, diventa più lunga. Io ho messo il camicino e la giacchina come la mia, perché mi piace tanto questo effetto elegante e sportivo, stramatizzato, con la collana in caucciù, che le nostre collane leggerissime, se vogliamo completare l'outfit e non vogliamo avere qualcosa di pesante che ci dia fastidio nel collo. I nostri pantaloni con il cavallo sceso, questo è rimasto l'ultimo in beige, con la camicina, la magliettina in viscosa sabbia, che questa me la dimentico sempre perché è nel manichino, con l'ultima magliettina caldo cotone bianca sotto, perché adesso sono arrivate tutte a manica corta, che poi è caldo cotone per modo di dire, perché non è un caldo cotone, è un cotonino leggero, molto confortevole, che si mette sotto le maglie. No, non ce l'ho oggi perché è un altro outfit. Il nostro pantalone col piegone davanti, anche questo è un cotone leggerissimo, è un cotone elasticizzato, ha questo piegone davanti, anche questo veste diverse taglie. Io ho abbinato il nostro golfino bellissimo con la lavorazione pavone, questa lavorazione che si può fare, io la facevo a uncinetto, pensate, l'aveva insegnata mia nonna. Questa è una lavorazione a macchina, adesso credo ormai che sia, perché se fosse proprio a mano costerebbe una cifra, invece costano pochissimo. Con questa camicina stupenda, guardate questa camicina, ha questo voile crepe rosette con tutti questi petali veri e ha questo abbassamento di sciangallo in puro cotone, è di jersey, questa è una camicina a maniche corte, continua nel dietro con tutto il sciangallo e arriva davanti con questa punta, anche questa veste diverse taglie, molto molto bella, io ho abbinato la collana in caucciù in verde e nero, meraviglioso, questo è un outfit stupendo. Il pantalone come il mio, eccolo qua, che ho indosso io stamattina, che è fantastico, io me lo sento fantastico addosso perché è morbido, leggero, ha il peso del fresco lana, ma non è lana, sono tessuti tecnici. La nostra camicina bianca con tutti i frufru, guardate che meraviglia, con tutte le rouge battista in georgette, di viscosa. Io ho abbinato questo giacchino, ho fatto così l'outfit, molto bello, che è il giacchino quello in punto al Milano asimmetrico. Ecco, adesso ditemi se così non possiamo andare a un evento, a un matrimonio, e sono capi che li portiamo anche dopo, perché non sono quelle cose, siamo eleganti, siamo belle, siamo vestiti bene, siamo giovani, possiamo mangiare a go-go, perché tanto qua c'è l'elastico, perciò noi dentro qua ci mettiamo tutto quello che vogliamo, non andiamo là tutti in tiro e poi, voglio qualcosa da mangiare? No, questo no, perché dopo pensiamo che non stiamo più nel vestito, nei pantaloni, qua invece alla grande. La nostra gonna pantalone, anche questa gettonatissima, l'ho ritrovata e l'ho ripresa perché giustamente l'ho messa perché mi piaceva l'effetto con questa camicina
che è bellissima. In Cameron si dice questo cotone. Plumette. Oh, il Cameron ha studiato plumette di cotone, di viscosa o di batista di cotone. Bellissimo. Questo tessuto è leggerissimo, non è trasparente, perché giustamente, guardate la mia mano, questa è una tinta naturale, un beigetto, perciò non è trasparente, però è leggerissima, qua abbiamo addosso, non ce ne accorgiamo neanche. Un altro outfit stupendo, anche questo qua, la nostra, i nostri pantaloni con il cavallo sceso, la magliettina con il cuore, anche questa qua è rimasta l'ultima. Sì, l'altra l'ha presa la ragazza che l'abbiamo spedita stamattina, una ragazza dolcissima che si veste con le nostre cose, secondo me, oltre ad essere bello di suo, e così si completa. Il nostro pantalone a fantasia in cotone. Sempre vedete che io li prendo larghi, perché dobbiamo stare comode, ragazze, dobbiamo essere belle, comode, fluttuanti e spendere poco. È la cosa essenziale, perché così ci possiamo sbizzarrire. Con la magliettina con la punta laterale, io l'ho pisticata dentro per far vedere un po' la sagoma del corpo, con la nostra collana in caucciù, questa è la manichina tre quarti, perciò la possiamo mettere benissimo da adesso, perché giustamente abbiamo voglia di cose leggere, siamo stanchi delle cose invernali. Ragazzi, una carrellata veloce del nostro negozio, perché abbiamo dei tessuti bellissimi, abbiamo dei tessuti meravigliosi, perciò mi raccomando, chiamateci chi ha gli eventi, che noi gli prepariamo gli outfit bellissimi, perciò dovete solo chiamare, dire le vostre esigenze e noi vi accontenteremo alla grande. Ieri è venuto un cliente, con il telefonino si accostava perché aveva il colore dei piatti e si è preso questo tessuto per fare una tovaglia. Ho detto bravissimo, era un signore, bellissimo, ha preso questo perché ha detto piatti di salmone, ci sta benissimo, infatti ha fatto un outfit stupendo anche nell'arredo casa. Questi sono tessuti in lunetta di cotone, perciò sono cotoni sostanziosi, costano pochissimo, sono alti 2,80 m. Sono dei cotoni meravigliosi e dei colori stupendi, io spero che il camera riesca a farvi vedere benissimo, perché ci sono delle fantasie stupende. Guardate anche questo papavero con la base del papavero e il bocciolo, guardate che meraviglia, sembra un dipinto. Vedete che meraviglia, sembrano proprio digitali, bellissimi. Qua abbiamo dei cotoni un po' più romantici, i nostri limoni con i disegni siciliani, disegni un po' più particolari, anche questo disegno con i fumetti, tipo Picasso, anche questo molto bello per le coppie moderne che vogliono un centro tavolo, un copridivano, quello che volete. I nostri velluti, quello che è rimasto, dei nostri velluti antichi, qualcosa in tappezzeria, anche qua non è rimasto molto, perciò affrettatevi se avete qualche esigenza per poter fare qualche cuscino. Ieri sono arrivate anche tutte le tovaglie gommate, perché inizia l'estate, ci dobbiamo mettere fuori a mangiare l'anguria, e giustamente il melone, dice il camera, e giustamente abbiamo bisogno della tovaglia che si lavi con la spugnetta, abbiamo dei colori stupendi, in due altezze, 120-140, c'è qualcosa anche in 160. Che sono dei tessuti idrorepellenti che per fare le tovaglie rotonde, perché come voi sapete il diametro della tovaglia della tavola rotonda è 120, perciò il 140 sarebbe poco, 160 abbiamo una bella caduta. I nostri cotoni da copridivano, da lenzuola, è quello che volete fare, o anche caftani, perché abbiamo delle fantasie molto molto belle. E siccome sono cotoni molto molto morbidi, rasatello di cotone, possiamo fare quello che vogliamo, perciò con il cotone si può fare quello che si vuole. Abbiamo anche i famosi tessuti, sono da fare i teli per i letti, per i nonni, un po' anti perdite, ci si cava, non ci veniva la parola giusta, anti plin plin. Sì, esatto, se sì, io devo arrivare alla Unsticker con tutta la sua bellezza per dire ce l'ho fatta, io sono riuscita a dire plin plin, ragazzi, scusatemi, ma parla come mangi. Siamo tutti fan della Unsticker, ci ha sempre fatto tanto sorridere. Sì, è vero, è simpaticissima, è vero, è vero. Allora, i nostri cotoni nelle altezze di 2,80, cotoni sempre a lunetta, un po' più pesanti del normale, e le nostre tende da sole.
ho visto che vanno via alla grande, siamo riusciti a riprendere ancora qualche colore perché le avevamo terminate. Ieri è venuto il rappresentante e ha detto basta, basta, ha detto perché non riusciamo più a darvele fino al prossimo anno. Perciò chi ha bisogno di qualcosa, qualche tendalino, qualche tenda, qualche. Dopo noi abbiamo anche una sartina che velocemente gli fa anche una cucitura. Perciò venite, venite, approfittatene perché quando saranno finite, perché siamo all'inizio dell'estate, non le troviamo più. Perciò affrettatevi. I nostri tessuti da sempre un po' più pesanti del cotone normale, lunetta di cotone, sempre da tappezzerie. Sono cotoni anche da testiere da letto perché ho visto che adesso vanno tantissimi, ce li chiedono le nostre tovaglie, abbiamo delle tovaglie bellissime. E poi il camera mi diceva basta perché è scaduto il tempo. Siamo già a mezz'ora. Benissimo, ragazze, come vedete io mi lascio andare quando sto parlando con voi perché è una cosa meravigliosa. Mi sembra di essere lì con voi nelle nostre case, però prima chiedo permesso, posso? Ok, ragazze, mi raccomando, chiamatemi, siamo qua più felici che mai perché sento tante clienti che mi fanno i complimenti. Io vi ringrazio, mi raccomando. Se vi danno fastidio io me li levo, se non vi danno fastidio ne metto il doppio. Ciao Margherita, ti voglio bene. A presto, ciao ragazzi a tutte, ciao Simonetta, ciao Simone, a presto.